Molto spesso la musica strumentale è rivolta agli strumentisti e secondo me questo è un po' sbagliato perché secondo me la musica strumentale può essere per tutti, soltanto che bisogna impegnarsi ovviamente. No, secondo me in Italia è vero che c'è un po' meno interesse dalla musica strumentale rispetto alle canzoni, questo è vero. Però non vuol dire che chi faccia quel tipo di musica sia per forza di nicchia. Questo secondo me è una scelta più stilistica che non musica strumentale, canzoni. Dipende dalla musica strumentale che fai. La prima influenza, quello che mi ha fatto prendere la chitarra in mano, è stato Hendrix sicuramente. Poi altri chitarristi sono venuti col tempo, ce ne sono veramente un sacco. Nella fase adolescenziale ho avuto, ma penso come tutti i chitarristi, il periodo degli anni 80, dove senti Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Eric Johnson, tantissimo nel mio caso. Adesso le influenze sono un po' più sparse. Ora mi ritrovo ad ascoltare anche un po' di musica elettronica che prima non ascoltavo completamente. Mi piacciono un sacco i Nowhere, per esempio, sono un gruppo di Los Angeles veramente bravissimi e fanno musica molto prodotta, molto elettronica. Snarky Puppy, ovviamente, Yellow Jackets, quindi gruppi dove magari non c'è la chitarra come strumento principale, però bisogna ascoltare anche quelle robe, sì.